che ci consentano di essere veloci, perché sappiamo che essere veloci è importante, però noi chiediamo che venga messa in discussione il fatto che la Commissione 14ª, proprio alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, abbia la possibilità, come la Commissione bilancio, di richiedere la posticipazione dell'esame in aula di alcuni provvedimenti importanti per quanto riguarda la compatibilità europea. Se noi riusciremo a fare queste tre cose, noi risolveremo moltissimi dei problemi dell'Europa e riusciremo a goderne i vantaggi. Grazie. Grazie collega Galgano. Facciamo recuperare l'intervento al collega Fautilli che non era prima in elenco. Prego. Grazie Presidente. Colleghi, come già è stato ricordato e sottolineato con evidenza anche dal relatore, le procedure di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia sono ancora un numero molto ma molto alto, ben 97 quelle attualmente aperte a fronte delle 91 alla data di presentazione del provvedimento al nostro esame. Un ritardo questo imputabile soprattutto alla nostra debolezza nel condizionare in maniera incisiva il processo di formazione delle norme europee, soprattutto nella fase ascendente di predisposizione degli atti e delle politiche dell'Unione Europea. Una negativa peculiarità questa che accomuna a tutti i precedenti governi, anche se oggi la situazione è migliorata nettamente rispetto al passato grazie all'entrata in vigore soprattutto della legge 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea. Rimane il fatto però che tutto questo costa molto allo Stato in termini di multa per infrazioni e costa soprattutto al sistema Italia in termini di competitività, di credibilità e in definitiva nella capacità di attrarre investitori e capitali. Nessuno gioca oppure ha interesse ad essere l'ultimo della classe, soprattutto questo governo, che ben ha fatto ad utilizzare sia la legge europea che la legge di delegazione, già all'esame delle commissioni di merito, facendo correre su due binari paralleli la fase della chiusura delle procedure di infrazione e del precontenzioso e quella del ricepimento delle direttive. Si tratta di uno degli obiettivi che si è posto questo esecutivo, che considera strategiche entrambe le gambe del processo di integrazione europea, per consentire a cittadini ed operatori di poter agire in condizioni paritarie con gli omologhi europei, beneficiando dei maggiori diritti e delle opportunità che le normative europee offrono. Ma entrando nel merito, con questo provvedimento al nostro esame, peraltro modificato nel corso dell'esame in commissione, andiamo a sanare 14 procedure di infrazione e 9 casi di precontenzioso. Si tratta di tematiche eterogenee che toccano i settori più variegati, alcuni sicuramente più importanti di altri, ma tutti ugualmente rilevanti ai fini dell'adeguamento del nostro ordinamento a quello europeo. Vorrei ricordare qui solo alcuni di questi. Per esempio, l'abolizione della necessità di indicare o eleggere un domicilio in Italia in materia di domande di brevetto o di marchio, in quanto il divieto previgente rappresentava una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi. O ancora, la modifica della disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica. E inoltre la modifica della disciplina dell'immigrazione e dei rimpatri, prevedendo che per il cittadino extracomunitario in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione Europea che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, l'espulsione forzata è nello stato d'origine o provenienza e non nello stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Come consideriamo anche importante in materia di monitoraggio
pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, l'istituzione di un registro nazionale degli aiuti per accogliere informazioni e consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Infine, il nuovo capo dedicato alle disposizioni in materia di energia, che contiene modifiche al decreto legislativo numero 93 del 2011, di ricevimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, con riguardo al rafforzamento dei poteri dell'autorità per l'energia e alla sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla tutela dei consumatori che cambiano fornitori di energia elettrica e gas naturale. Concludo, Presidente, chiedendo e confidando un più convinto e deciso impegno del Governo, in particolare delle amministrazioni centrali interessate direttamente ai singoli dossier in contenzioso, ed anche ad un recupero del ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le politiche europee della stessa Presidenza. Nel perseguire tutto questo, un'opera più attenta di riduzione del contenzioso europeo ancora pendente e nel contribuire soprattutto sempre più efficacemente alla formazione delle norme europee in fase ascendente. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo per l'Italia Centro Democratico. Grazie collega. Adesso il collega Krombichler, prego. Grazie Presidente, egregio Vice Ministro, cari colleghe, cari colleghi. Mi scuso insomma che mi ripeto, perché ho esordito così pure l'altro ieri in sede di discussione generale, ma ci tengo. Pudore vorrebbe che come prima cosa di fronte a questo provvedimento ci vergognassimo un po' e compissimo un atto di penitenza. Siamo la pecora nera della Comunità Europea, ovvero i primi per infrazioni e omissioni in norme europee. È un primato che ormai è cronico e negativo. Ammesso questo, prendiamo atto che con questa legge europea per l'anno 2014 chiuderemo 11 procedimenti di infrazione e 7 di pre-infrazioni, cosiddette EU pilot. Con riguardo allo stesso